Ciao, benvenuti in un nuovo video. Allora, vi ricordate quella box di Sephora che avevo preso e dentro ho trovato tantissime maschere per il viso? Beh, mi sono messa all'opera ed ho iniziato a provarle. Dunque, oggi vi parlo di queste maschere per il viso di Sephora, che sono della linea ovviamente Sephora Collection, ma sono quelle che costano un pochino di più, quindi 5,90 euro l'una. Ed inizio a parlarvi da questa che è la The Matte Mask. Dice di essere una maschera mattificante con fibra di carbone. Leggendo, vedo anche che un effetto mattificante immediato senza seccare la pelle. E sono bravissima perché sto traducendo dal francese ed non riesco a trovare l'italiano, ma fa lo stesso. È divisa in due parti, ma comunque vi ho fatto le clip di tutto per vedere bene. Non sono una grande amante delle maschere in tessuto perché riesco a usarle solo per pochi periodi, perché o sto ferma oppure se inizio a muovermi con queste in tessuto cadono ovunque. Comunque, questa è una posa di 15 minuti e io sono stata bravissima perché oltre a farvi le clip le ho anche conservata. Questa era divisa in due parti, è una maschera all'argilla, ma sembra un po' insomma, questa è la prima parte e questa era la seconda, quindi è anche più facile da mettere e ha un profumo buono, buon profumo, bella bella texture, bella maschera, ma sono partita da questa perché è l'unica maschera che è particolare, la vedete nella clip, ma è particolare perché essendo imbevuta nell'argilla non sgocciola, non è bagnata, infatti è strana subito, non riuscivo a capire il verso dove metterla, l'ho messa al contrario subito, però è corposa e non bagnata, quindi una volta applicata sul viso si aggrappa bene ed è l'unica con cui sono potuta muovermi, non fare chissà che cosa, ma muovermi senza comunque che mi cadesse, che si staccasse. Bella corposa, bella, bella grossa, si attacca bene, oltretutto non sgocciola, poi è divisa in due, quindi anche più comoda da applicare, mi sono trovata bene. Effetto mattificante, l'avrà fatto? Sì. Mi sono trovata, non so se si dice, la pelle davvero più opaca. Ho notato davvero anche nel corso della giornata, tendeva a lucidarsi molto più lentamente, soprattutto la zona T, quella della fronte, che mi si lucida subito, molto più opaca. Miracoli no, ma ad esempio se poi abbiamo un evento, una serata, ma cosa dobbiamo fare adesso? Cosa dobbiamo fare? Se dobbiamo fare qualcosa, comunque sia anche solo una videoconferenza, ecco che con le luci si vede subito che si è lucida. Questa la rende opaca davvero a lungo e mi è piaciuta. Guardando l'inci, oltretutto, non è neanche malvagio perché non ha schifezze dentro.
Io quando è in offerta questa la ricompro. Già dirvi solo che compro una maschera in tessuto vuole dire tanto, quindi mi è piaciuta sul serio. Però in tutto questo, credimi, non avevo mostrata bene. Ma ora sì. E andiamo avanti con la seconda. E la seconda che vi parlo è questa, The Bubble Mask, quella che dovrebbe fare le bolle. Skin detox, maschera effetto bolle con la spirulina. Andiamo avanti a leggere. Sempre 15 minuti. In qualche secondo fa una mousse, sempre dal francese, per un effetto detossificante istantaneo. E andiamo a vedere intanto con la clip se è vero. Comunque sia, l'ho tenuta anche questa. Sì, ve le tengo, ve le tengo. Questa era classica a grandezza questa, ma cosa che ho apprezzato molto, devo dirvelo, i taglietti qua sul naso, perché lo fa aderire davvero agli angolini del naso. Normalmente non ha questi taglietti così profondi. Sono belli profondi. Sono passati. Sì, il profumo c'è ancora un po'. È passato un po' di tempo, ma è ancora un po' umida, quindi davvero c'era tanto prodotto. Cosa dirvi intanto? Questa qui lo vedete dalla clip, dice di essere una bubble mask ed effettivamente le bolle le fa, ma ne fa davvero tanta schiuma, quindi fin quasi da subito, quindi ci sta. Effetto detox, io questo effetto detox non l'ho visto, però la maschera dice di essere una bubble mask e questa fa davvero le bolle, non come alcune che ne fanno un pochino, qualcosina, solo alcuni lati. Questa fa le bolle e ne fa tante, davvero una bella schiuma. Unica cosa che vi devo dire, anzi due cose. Intanto che durante i 15 minuti, per tutti i 15 minuti, sei bella piena di bolle che sono carine, anche da scoppiettare, cioè è proprio una schiuma, una mousse. Piace, è un effetto che piace, divertente da provare almeno una volta e da provare. Però sentivo gli occhi un pochino che mi dava fastidio, non che lacrimassero, però mi dava fastidio. Beh, è dovuto al sapone di questa maschera e alle bolle. Probabilmente le bolle scoppiettando mi davano un po' fastidio, non lacrimavano, non si sono arrossati, però sentivo un po' che pizzicava. Ecco, questo sì. Poi, dopo averla rimossa, la pelle era super, super appiccicosa. L'ho dovuta risciacquare con l'acqua tiepida più e più volte e usare anche un detergente per rimuovere tutto, cioè restava appiccicosa.
Quindi questo è un effetto delle bolle di tutta questa schiuma, quindi tanta tanta schiuma. Dice di essere una maschera ed è bubble mask. Sì, è vero. Effetto detox, insomma, io non l'ho visto, però è divertente. Secondo me è da provarmene una volta. Sappiate che non fa nessun effetto se non le bolle, però rispetto a tante altre, almeno fa le bolle e quindi ci sta. Oltretutto, oltre al sapone, non trova neanche in questo schifezze dentro, quindi anche in questo caso, oltre che per il prodotto, anche per l'inci ci sta. Ma ora veniamo all'ultima maschera, che è la Te Charcoal Mask, quindi quella al carbone, perfezionatore di pori, maschera in tessuto nera con carbone, sempre dal francese, carbone per combattere i pori, ok? Tempo di posa sempre 15 minuti. E questa qui. Vi ho sempre tenuto la maschera perché io le recensioni le faccio bene bene fino in fondo ed effettivamente è una maschera nera. Particolare il fatto che sia nera. Ha un tessuto bello, cioè non è carta, è proprio un bel tessuto. Il profumo, sì, me lo ricordo, non sa di tanto, però già solo il fatto che resiste così la maschera mi piace. Ma dunque, vediamo adesso se davvero ha mantenuto le promesse. Dimmi una cosa, guardate questa forma, ve lo vedete anche dalla clip, ma la forma del naso, aspettate, è diversa, cioè è più corta e infatti è strana perché è un po' difficile da mettere, è molto larga ma molto stretta, quindi avevo il naso metà fuori, avevo dovuto fare come si dice, le pieghette ai lati perché era troppo larga. Ho fatto un po' fatica a metterla ed è stata un po' strana da mettere perché alla fine i punti neri soprattutto nel naso e avevo metà naso fuori, ma l'avete visto anche dalla clip. Per il resto comunque si è tenuto in posa 15 minuti, non ha sgocciolato, non mi ha dato nessun problema sulla pelle, ma non mi ha fatto niente. Cioè alla fine avevo i dei pori esattamente visibili come prima, non che mi aspettassi proprio miracoli, ma qualcosa era dalle altre due che comunque qualcosa avevano fatto, soprattutto questa qua davvero fa la differenza, soprattutto se avete la pelle mista o grassa come la mia. E la maschera bubble almeno le bolle le ha fatte, questa è nera, basta. Però per il resto proprio non ho visto nessun risultato, nessuna differenza dal prima al dopo. Peccato. Peccato perché questa avevo aspettative soprattutto per come minimizzare i pori, ma invece non mi ha dato soddisfazione. Comunque sia, queste erano tutte le tre maschere da 5,90 € l'una, se non sbaglio. Erano quelle più costose e quelle più corpose di Sephora,
ma sono all'opera per testare anche le altre, così vi faccio un video raggruppandole, non una per una, perché se no non finiamo più. E fatemi sapere se ne avete provata qualcuna e come vi siete trovate, se la pensate come me oppure se avete un'opinione diversa, magari una pelle diversa, quindi un'opinione diversa. E spero di avete avuto compagnia, di essere stata utile e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Sono qui, ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricordi di essere iscritto al mio canale, solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!